Nell'episodio precedente del sogno americano. We are immigrants, guys. We are Italian immigrants. We are Italian. It's not like what I expected. Raga, io c'ho un po' paura. Ok. Stiamo a fare i monnezzari praticamente, raga. Ma sei merda. Ah, raga, ma quanta cazzo di roba c'è da fa? Andiamo a cercarci un lavoretto serio. Volete cacciare o pescare? Io direi caccia, oh dai, io andiamo a cacciare. E hunting rifle. Porco due, ma quanto costa la roba? Madonna. Oh, 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 Marzo, no. Primo, siamo italiani, no? Siamo appena arrivati. Okay. Si fa la classica cosa, sì, siamo nuovi, siamo appena arrivati in America, veniamo dall'Italia, non serve questo, non serve quell'altro, sai? Usi e costumi diversi. Dai, dai, va a buttare un occhio, dai. Dai, Marzo, andiamo, andiamo. No, mi fa sempre trascinare queste situazioni, poi mi viene l'angoscia. Per la licenza ci servono troppi soldi, quindi ti direi di iniziarlo mezzo a nero e poi prendiamo la licenza. Ma io ci sto. A sinistra, a sinistra. Ma siamo in zona? Qua sali un po' però. Ya, fai. Orco due marzo. Ya, fam. Anzi, se questa ribartama alla fine. Oh, 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 ci stanno. Anzi, ci stanno i lepri. Mamma mia, secondo me se abbiamo un'inculata, raga. Ma se li tiri sotto con la macchina invece de... Oh, tanto... Penso che perda valore. Anzi, ma io qua vedo la gente. Ma se può cacciato c'è sta gente. Cioè, almeno in Italia non si può. Qua c'è scritto... Oddio, mi sa che ho tirato sotto a uno. Ah no, ok, si è salvato il coin. Non gliela famo più, raga. Lasciala giù. Però ricordate di chiuderla, frate. Oh, 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 oh. Calma, tutto controllato. Cazzo guidi, Frank. Tutto controllato. La lasciamo qua, na. Un sì, po' di città ti ricordiamo, raga. Qua c'è gente, qua. Però c'è, vorrei che ci vanno subito bevuti, eh. Infatti dobbiamo camminare un po' nell'oscurità, capito? Ma tu cazzo stai andando? Marzo! Raga, ma la macchina non è che posso lasciare in discesa! E col freno a mano sì, ok, via, torna giù ma allora! Un po' di più! E non sale più, guarda, non ci abbiamo più spinta! Ma porco! Oh, qua, 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 c'ho lo spiazzo, c'ho lo spiazzo! Mettila un po' fuori strada, mettila un po' fuori strada, te prego! Vabbè, ma dai, ma stiamo sì, presi, oh. Sicuro? Ci si incurano male? Dai, dai, siamo... Ferma, devi tirare fuori subito il coso, non lo vedi? C'è sta il conio. Dove? Ma no, ma non sprechiamo i proiettili per il conio, frate. Abbiamo qualcosa di 18, tipo un orso. Che cazzo sono? Dai, no. Io vi direi di andare più sopra possibile, almeno vediamo un po'. Dai, piottamo, 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 piottamo. Olle. No, però... A me va il suo fucile. Ma tu dove sei ficcato il fucile, te? Porco, dove fa due sordi? Anche una sigarettina che potevamo fumare qua. Guarda, è bello all'aria aperta così, ti è. Ah, una bella esalazione di CO2 ci starebbe ora. Ma non ho capito, ma do cazzo dobbiamo andare? Ma quindi ora metto l'eschetta e qualcosa uscirà fuori. Che qua c'è gente, io non vorrei che famo male a questi col trekking, cioè non vorrei... so, Marzo, metto un'eschetta io, eh. Sto a mettere l'esca, Zano. Chris, sei in una posizione che non mi piace, un po' mi spaventa. Ci vuole vicino a una persona che non so chi è, metti che te spinge. No, 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 infatti non mi piace proprio. Io ho messo un'eschetta, allontaniamoci, fratelli. Raga, andiamo in uno spiazzale enorme. E quando arriviamo allo spiazzale, cominciamo a piazzare l'esca e se mettiamo lontani. Ci abbiamo il mirino e via. Facile. Ma l'esca l'hai ripresa, sì? No. No, pure complicato. Andiamo un po' giù. Non proprio. No, raga, troppo, sì, che è un po' troppo così. Vabbè, dai, ci proviamo, dai. E poi per risalì? Qui c'è un bel equilibrio. Butta dietro. No, raga, ma non ne sarei capace, ve lo dico. Oh, che è sto luogo? Prima l'avevamo. Ecco, io credo che questa sia la capanna dove da cui possiamo avvistare degli animali. C'è un tizio armato, in verità. Non è che se sparamo... Ma è nudo, ma è in mutande. Ah, raga, secondo me la strada è, piamo la macchina. Andiamo, tipo, seguendo il letto del fiume, no? Monto dietro. Raga, ma noi che andiamo in giro con l'arma, ma l'abbiamo ricaricata? Credo, sì. C'è lo Oh, sto coso! Mettilo sotto, mettilo sotto! Voi, porco due! Marzo, frena! Aiuto! Aia! Aia! Andiamo a vedere, bravo! Ho fatto male, un pochino, cazzo!
Scusami, fratello, io ho agito d'impulso. Ma che è una lepre, oh? Ma che è una lepre? È un leone, ma... È una lince. Come cazzo? Scusami. No, scusa. Ah. Anzi, aspetta, ho scuoio. Dammi un secondo. Ti faccio te, mi ha insegnato mio nonno, zi. Hai presente come mio nonno ti prendeva, ti portava giù una cantinetta, tirava fuori il coltello e poi tutto buio. Ok, dai, hai fatto, Aspetta, fammi vedere. Allora, pesa troppo, qualcuno mi può aiutare a bringarla? Sta qua per terra. Dice Resell, 90 bombe, eh. Arriva, buono come il pane. Siamo neanche... No, regà. Ho visto un altro. Piano, premi alt destro. Sta sopra la collina, regà. Gli spariamo, 3, 2, 1, go. No, non ho ricaricato. Arriva, ci sta a puntare. Bravo Marzo, quanto scopi! L'hai fatto, bravo Marzo! Mamma mia, bravo Frank! Mamma mia, quanto scopi Marzo! Madonna ragazzi, meno male, oddio, mi sono cagato addosso! Ti sono cagato sotto! Oddio, mi sento strano! Mi sono cagato sotto, cazzo! Ma vuoi tuo scuoio? Ah sì, mi sa che era incinta! Pog! Sta già fa Zanone, tranquillo. Lo sto preparando. Scusami, sì, mi sento ancora, sono tutto agitato ancora, un po' me... Brother, ma io non avevo caricato. Raga, abbiamo rischiato e tocca che torniamo subito, non siamo preparati, è troppo rischioso. Bro, io mi sono cagato sotto. Ok, l'ho caricata, raga. Okay. Raga, torniamo un attimo in civiltà, veramente, cioè ho fatto il mio, non... Sì, Marzo, ma abbiamo... Proviamo a vedere per vendere. Vai. Io metto il secondo in macchina, ragazzi, mi faccio un pisolino, arrivo subito. Puoi mettermi il GPS, non mi ricordo la via. Aspetta, te lo faccio io, aspetta un attimo, ma fammi scendere, Marzo, e cambio posto, perché questo non mi fa impazzire. Siamo in caduta libera. Va bene, ti preoccupare. Metto il freno a mano, vai. Allora, raga, abbiamo ucciso due leoni da montagna. Qualità però 99 in realtà, manco male, Qualità 99. Cioè, raga, c'è un'altra macchina che sta a caccia, occhio. Fammi vaghi. Fammi cazzi nostri, che ce frega. Non so se questo è il lavoro fatto per Oh, me. Questo tira... Scendi che gli sparo, no, il cane. No, è un cane. Anzi, non ce l'ha erguinzaglio. No, non ce la faccio. Ma come non ce la fai? Ma a me giro gli tiro una tromba in testa. Anzi, ma sono sordi. Anzi, ho avuto problemi con il leone prima. Non lo so se fa per me questa roba. Vabbè, però allora ne usciamo mezzi vincenti. Purtroppo posso dire, non abbiamo ovviamente rifatto i soldi del fucile momentaneamente, però se riusciamo a piazzarli a 90 dollari come... Ah sì, ma 90 dollari, cazzo. Ho letto male, perché in realtà quello che segna come 90 non è il possibile prezzo in dollari, 90 è il peso, quindi momentaneamente non sappiamo quanto fatturiamo da questa golosa pelle. Oh, magari è uno sbrago, ma più che altro... Più. Ah regà, ma sentite un po' una cosa. Orco due! Orca puttana, manco c'ho la cinta! Dude, what the actual fuck? How the fuck you drive? Fuck your mother! Ma guidano come a loro sto paese di coglioni! Anzi, è sorpassa a destra, su, madonna! Ma che te frega, vai sulla ciclabile! 10 punti se lo prendi! No, ma non posso far così! Ma guarda che ti li aggiungo nella patente i punti, Oh, ma c'è il cervo! Un can! Frena, c'è il cervo! Frena, inchioda! Ma che cazzo me ne frega a me? Ma vaffanculo, sono italiano io! Questo è pazzo, Marzo, questo è... Yeah, you shooting, yeah! Orco 2, ho sfondato! Vabbè, Caccia grossa, fratam! È pazzo, Eccolo! A magnifici! Ma che cazzo di situazione! Oh, aiutatemi a caricarlo, veloci! No, vieni, veloce, vieni, su! Vieni, Zà, vieni! Botta dentro, vieni! Tia, guarda quanto è grosso! Orco 2, quanto è grosso, zì! Ah, zì, tranquillo, ci penso io, far vago! Mazza, è bella giornata, è very nice day, yeah. Ah sì, ma che cazzo te frega, è come quando passi al Circeo. Ah raga, ma non alla luce del sole a fa ste robe, Dai, sta zitto, su, acceleri. Quando vedi il cinghiale al Circeo, tu acceleri, o chiappi sotto, tu lo porti via, fammi da cormacellare e poi te lo mangi per Natale. Raga, qualcuno mi aiuta a portarlo? Ma hai caricato tutto, Sì, ho caricato tutto, andiamo, zitto. Okay, ah, raga, mo andiamosene però. Cioè, raga, stiamo a rischiare. Dai, stiamo a guardare lo skyline, cioè, ma che vuoi, dai, un fiordo. Monta dentro, dai, appiccia la musica, far vago. Pazzi, era la mamma dei bambi.
Allora, mo andiamo dritti però, regà, dai, che sennò finiamo pure la benzina, stiamo a fare un sacco di cazzate. Ma che cazzate, zi, stiamo a fa... Oh, chioda piano, porco, tu stavi entrando nel parabrezza. Non ci sta, però. A Marzo, però io mi aspettavo una guida un po' più street. Oh, bravo, dai, su, fammi vedere sti italiano. Per mo famo quelli bravi, perché abbiamo conosciuto Corinne, che è stata bravissima, non ha fatto niente. Che poi c'è, noi non sapevamo neanche il prezzo, però alla fine... Cioè, è come se ci avessi. Oh, bravo, bravo. Lascio sotto. Occhio. Vai. Anzi, metti la macchina davanti. Copriamo. Qualcuno dai, spella. Spellate, raga. Faccio io. Spello io. Scusa. Scusa. Marzo, metti ogni tastiera. Ho la Tourette, scusa. Marzo, spellalo. Non lo posso fare, non me lo fa. Nemmeno a mezzi, io lo vedo qua giù, non me lo dice che c'è sta. Sto a fare io. Devo lasciarmi un attimo la scarpa. Ti do una mano. Sì, thank you. Insomma, questa è bella gioia. C'è caduto una volta, stiamo a cercare gli avi della macchina. Olè. Okay. Ah, una crema. Regaina, posso portare? Pesano svario. Marzo, carica su. Oh, però va. Insomma, grazie, raga. Scusate, devo fare una pisciatina. Andiamo. La cinta, raga, ricordate. Giusto, vai. Ma raga, ma sta bici se la giocamo. Ma secondo te la posso caricare dietro la bici? Oddio, ma io c'ho il fucile in mano. No, a vedere, ci sarà qualcuno. Mi dica che lavorano manco mo, quale so. Hello? I have just one question. We would like to get the hunting license. Where is your eyebrows? My eyebrows? What do you mean? I just shaved them. Okay, good. I would recommend you come back when you have eyebrows. I do have eyebrows. I mean, so. You can talk with my friend. Well, it's one of two. We can do it. No, one can do it, but also there's no judges right now, so I can't give you a license. Oh, all right. When do we have to come back? When there's a judge around. But also, you will not get a license if you do not have eyebrows. Okay. Okay, le sopracciglia. Va bene. Questa è un po' razzista però qua, sembriamo, parliamo se chiaro. Okay, bye. Arrivederci. Bye. Scusami, puoi uscire fuori un attimo che sto cercando di battermi la bicicletta? Sto arrivando. Marzone se sta battendo la bicicletta. Non lo dire, basta. Ma siamo italiani, ma che cazzo vuoi che ci capisce? Marzo, ma questo qua si è incazzato e mi ha detto perché non c'ho le sopracciglia non posso prendere la licenza. Quindi devo andare pure dal barbiere. Ma ti pare che se devo andare a fare le sopracciglia per fare la licenza? Ma che cazzo è sto razzismo? Oh, porco, ma che cazzo di destro c'hai, frate? Madonna, che aggressività. Andiamo dal barbiere. Comunque, è un po' razzista, eh. Oh. E passa su, siamo italiani. Abbiamo fatto noi le strade di sto paese. Qual è il barbiere? Questo? Ma è chiuso, frate. Ma sono le sei e mezza, qua non lavora nessuno, ma che cazzo è? Ma qua dalle 17 co che puttane. Si vede che sei un esperto, eh. Ah, mi sa che è lunedì. Se potrebbe andare a vendere la roba, le pelli, bla bla bla. Ah, dici là sul Santa Monica Pier? Pingami se vuoi qualcosa in particolare. A breve però, regatto, che fermasse per metà Benz. Andiamo a fare prima Benz e poi andiamo. Guarda il negozio del fazzone, Anna T-Rex. Raga, comunque, cioè, secondo me conviene mezzo a chiede. Perché io sto vedendo pure su Google la leggenda qui. Non sono tutte robe strane. Mortacci, quella quanto andava. Cazzo? Qua appunto. Ma perché stanno tutti a mazzetta? Madonna, oh! Vabbè, noi provo a andare qua. Io chiediamo se loro comprano le pelli. Che cazzo ci frega? In caso ne comprassero, se famo da indicazioni, chiediamo dove possiamo andare a vendere le nostre. Va bene, me la collo, dai. Chiudiamo la macchina, però, raga, serve a chiudere. Qua è zona strana. Ma qua devono vendere pure i cannoni. Ma dove dobbiamo andare? C'è nessuno qua. Vedi, perché lasciano la roba solo in vendita, vedi? È perché a quest'ora chiudono, frate, è sera. Raga, mi sa che è meglio se andiamo a casa a dormire. Domani, se svegliamo, famo tutto.
Oh, what? Sorry, man. Yeah, I'm sorry, man. You were driving fast. I'm alright. You okay? Oh, I'm fine. Are you okay? Yeah, I'm okay. Sorry, can I ask you a question? Yeah, what's up? Do you know where we could sell some leather? Oh, leather? Yeah. We are hunters. No, let me park my car and Okay, we'll wait here. Boh, raga, vediamo che cazzo succede. Raga, però non potevo fermare la gente così, questi ci fanno il buco, eh. Ma sì, ma era un cristiano che c'aveva il coso da... come cazzo si chiama? Cioè, sembrava il classico redneck americano. Oddio, torna indietro. Porco due... what the... Gocci! Occhio, Leo! Occhio, Leo! Leo, occhio. Hey, hop in my car. Ok, ci ho detto di salire. You see my GPS on the dash? Yeah? You go to this guy. Wait a second. Okay. See where I marked it on the GPS? Okay, got it. Okay, we got this. Where you go? Okay, with the wolf. To the wolf side. Okay. Be careful. Be careful at nighttime because it gets real dangerous out there. Okay. Okay. For real? Thank you. Yeah, what's your name, man? Oh, my name is John Thibodeau. I'm about to shut up my booth over here, so. Okay, thanks, man. I'm Giorgio. We are just Italian immigrants that we came here to live the, you know, the American dreams, and we're trying our best. Thanks, man. Appreciate that. Oh, it's no problem. I hope y'all make it. Thanks. Thanks, man. Thanks. No problem. Bye-bye. Bye-bye, man. Ciao. Adotta una mucca. Ah, regà, regà. Ma poi... pericoloso. Io non ci vado, eh. Bro, che cazzo so? Dai, andiamo, su. Adotta una mucca. Ma canni, frate. Non lo so perché è pericoloso. Oh, ma canni, Marzo. No, come te faccio da cannare? Il tastino che hai premuto prima, più ma canni, frate. Ah, sì. Oh. Se stiamo adottando una mucca. Una mucca. Vedi, adotta cow today. Cioè, non vuoi adottare una mucca, mi stai a dire. Brother, manciavemo una lina. Ma lascialo. Anzi, c'è sta guarda malissima la signorina, ti prego. Non riesco a lasciarti, non ce la faccio. Perché sto a fare un po' la figura strana. Non so come posso dire. Guarda, vedi. Andiamo, vabbè, andiamo a vedere io. Dai, che te devi fare? Andiamo. Porta, ma... no? No, no, la sua, la sua. The fuck? I don't know what happened. Bro, I don't know how. I'm sorry, I don't know, I just blacked out, I'm sorry. Bye man. Datte. No, no, via subito. Via, datte subito. Via. Datte subito, frate. Datte. Subito che questo, frate, questo qua ci fa un bucio di culo. Ma hai visto quanto è grosso? No, si ferma, davo. Parti a far vago, parti a far vago. Parti a far vago, fai piano piano. Vai, monta dentro, dai. Sì, andiamo, no. Brother, allora, aspetti, metto il ping. Allora, lui mi ha detto che dobbiamo andare. Lo vedi il ping? Lo vedi il ping? Lo vedi il GPS? Lo vedi il ping, ma puoi renderti conto che lui ha detto, fai attenzione, lì è un po' strana la situazione. E andiamo a vedere, su. Ma manco armati siamo. Dai, su, ma c'è, sì, c'è un fucile. Dai, vai, su, YOLO. Anzi, ma magari svoltiamo la vita. Siamo italiani. L'avemmo creata noi. La volevamo morire subito. Brother, la mafia l'abbiamo creata noi. Ma sì, dai, è un aperitivino. Dai, su, dai, drifta, Marzo, spigni. Una seratina, raga, poi... vabbè che qui oggi è la prima sera, siamo stanchi. Poi uno di questi giorni andiamo a fare pure un bel aperitivo, una bella seratina. Ma sì, ma sicuro c'è... anzi, se dobbiamo bucare i parti dei VIP. Co che mignotte. Bravo. Co che mignotte. Ma che dici? Poi abbiamo fatto veramente male a portarsi solo sti soldi dall'Italia. Oh, che te devo dire, se quello è male. Lasciato mi nonna prima di dire zampette. C'è sta pure il negozietto dei vestiti, meglio che in centro, se no i risparmi miei, sai dove vanno poi. Ti capisco, frate. No, non si può entrare. È sul retro, è sul allora, retro. Ma fai il giretto, vabbè, qua. A piedi. Ecco, vedi là. È il tizio, E dai, e vai, spigni. Guarda come oh, porca. Ma è pieno coccolone, scusate. Fatto, venduto io. Quanti soldi abbiamo fatto? No, quello dietro. Anzi, ma lo sai che secondo me tocca andare da coso, da Arturo lì. Armando. Basta, raga, ma davvero non abbiamo fatto un cazzo? No, almeno quello 5 piotte ce le danno, ma consegna i cosi, vendiamo pure l'altra roba, famo più soldi insieme. Guardate perché... dov'è? Beh, andiamoci domani, sono le 9:20. Ma raga, ma volemo battezzare sta cazzo di prima serata qua? Ma andiamo al strip club, va? Andiamo, va. Non è che ci troviamo una gente brutta, no? Questa è una fa roba, eh? Proviamo a vedere se li dobbiamo caricare questi, parlano messi strani qua. Chi? Sti tizi dietro che stavano sul ciglio della strada. Dici che serviva la mano? E che ne so, stavano fermi, vabbè questo è un missione del soccorso, famo finta di niente.
Raga, basta che ci andiamo a divertire, a conoscere qualcuno. Cioè, credo la come la sociale. Cioè, stiamo venendo lì, non voglio lavorare, frate. Ho capito, frate, ma dovremmo fare i soldi in qualche modo per campare, no? Vabbè, ma c'è tempo per fare i soldi. Per mo sputtaniamoci quelli che c'avevo, ma che se ne E fuori. Poi dopo, quando non c'avevo più i soldi, alla fine, ma frate. Ma che cazzo me frega, ma non sai se campiamo fino a domani, ma buttiamo. Qua c'è sta, qua c'è sta che ci fanno il DJ set, Roster Reds. Benso, a vedere pure io. No, raga, dai, che dobbiamo conoscere. Dove sta il vanilla? Magari troviamo qualcuno che non ci fa lavorare più, dai. Posiamo una ricca e vaffanculo. Magari ci servirebbe, capito, il contatto pure mezzo giusto, eh. Guarda come cazzo guidi. Ma porco, dove sto a vedere il GPS? Questo sta a fare botti. Codu. Yo! Mannaggia, Dio. Comunque poi, raga, potremmo veramente pensare a cosa, Armando. Beh, andiamo a fare i monnezzari. Ma magari proviamo a fare due lavori occasionali per farsi un'idea, anche se a me piacerebbe fare il mantenuto nella vita. Ho capito, sì, ma come cazzo famo? Guarda che macchinette, raga, se presentiamo. Mamma mia. Cavottana. Un bello giacchettino. No, ecco qua. Siamo lontano, famo vita che ne ha nostro. Metti acqua, va, che ce frega. Guarda come stava entrando. Vai, vai, così, dai, super vago. Capirai, io ho chiuso, io ho messo la sicura, ma sta a te, lasciata la portiera aperta. Quando sta entrando? Ma è chiuso. Ma raga, ma non c'è sta nessuno. Ma qua non c'è sta nessuno. Ma secondo me la festa è da un'altra parte, non è qua. Ma io sono stato a Los Angeles, alle 11 comincia già a chiudere tutto, raga, una merda. Potrebbe star fuori per coprifuoco, sai. Ah, dice il Covid, ma noi stiamo senza mascherina. Oh, l'ATM, aspetta. Vai, vedi un po'. Anzi, una Piotta e 20, Hunting Sales. Ma che poverata è, scusa, una Piotta e 20, frate, abbiamo speso lì. Ma abbiamo speso l'ira di Dio, porco. Ma una Piotta e 20, pure io ho speso 2K, frate. Ah, frate, ma ho speso 2K. E mi sa che Armando è la cosa migliore. E guarda, ecco qua il matto. A belle. Ah, magnifico. Marzo, mi sa che ci comiamo ad Armando. Ah, sì, mo te lo dico io. Te mo fa usare in macchina, mo te faccio vedere. Porca puttana. Marza dice che c'ha un'idea. Il problema è che ho paura. Ah, raga, ma com'è il casino? Ci volevo andare. Vabbè, ma sì, ma se costa $500 è il welcome tour. Chissà quanto cazzo costa il resto. Andiamo al casino, dai, andiamo a svolta sta serata. Raga, ma al casino facciamo 2 euro, c'avemo. A 2. Proviamola, zia, al massimo giochiamo 2 slot. Magari conosciamo uno ricco che ci fa fare 2 giri. Beh, c'è un cazzo. Ma che è un sugar daddy? Qua finiamo sotto i ponti, porca troia. Comunque siamo dei criminali senza luce in autostrada, eh. Oh, rallenta, senta pula, rallenta, rallenta, senta pula. Chi è? Eccoci qua. Parcheggio. Boh, la metto qua. Parking a destra. Porca. Cazzo di criminale come guidi. Si vede proprio che sei italiano, cazzo. E ne stava andando così. Ma questo sta a fan selfie? Ma infatti, ma no, che stai a fare cortele? Stavo a vedere. Qua? Sì, ci devo entrare così diretto? Dai, ma sì, ma sì, ma vai dritto. Vale qua. Non sta nessuno manco qua. Vedi! E che cacciata? Me li coglioni, e mo? Mo è full proprio. Marzo, credo che... Che cazzo è sta roba? A te, io mi vado a giocare tutto al blackjack. Brother, oh, brother, brother, spin the wheel 500 bombe, spin the wheel. Io vado. Io spinno. Come you must have a membership? No, ci devono dare membership per sta roba. Ci dobbiamo iscrivere qua. Madonna, ma che peso è? Facilissimo. Please talk to a member of the floor staff. Porco, dobbiamo andare sotto. Non c'è. No, ma vedi. No, ma perché da loro questo orario, capito? Non ci stanno. Ma raga, famo una cosa, secondo me. Andiamo se ne a dormire oggi. Raga, ma la nostra? Raga, queste sono solo la due. La nostra sta dietro, ma guarda questo. Brother, ascolta a me, ascolta a me. Io posso lockpicka. Ci provo. No, ma lascia. No, ma sei impazzito! Oh, questo è pazzo, io non lo conosco, eh. Raga, ci ha fatto una cazzata. Sì, ci ha fatto una cazzata, servono delle chiavi. Entra, entra. Date. Farbago. Mamma mia. Farbago, vai. Ma che cazzo?
Marzo, destra. Piano, piano, far vago. Se ci provavamo, no, che è successo? No, non siamo accorti di niente. Questo qua che ho fingato mo' è l'unico, è l'ultimo tentativo di vita che ci avevamo. Che cos'è? È un altro localino. Andiamo. Quanto volevo fare un tatuaggio per ricordare sta roba? Dai, sono. Sì, ma quanto costa un tatuaggio? Tanto, ma che bene, è chiuso qua, tanto non lavora nessuno. No, no, aperto, c'è gente, vai, andiamo. Ti andai dentro, dai, famo questo tatuaggio. Open. Hello? Hello. Oh my goodness. Hello. Hi guys, how you doing? We're good, how's it going, man? What about you? Doing pretty good myself. You guys looking to get some ink? Yeah, we do. Oh, ma voglio fare un dragone, frate. Okay. Cioè, se famo, raga, no, ma famoso uguale, oh. Anzi, c'è un poliziotto, a me fa un po' paura. You wanna get some privacy? We can go out if you want. Io esco. Oddio, che ansia. Anzi, che ansia. Quello è un poliziotto. Frate, questo è cazzo. Ma pare pure bello un cazzato. Hai visto com'è in divisa spesso? Ma tu stai rimasto dentro? Eh sì. Cioè, sta, guarda. Anzi. C'ho un po' di ansia, frate, quello è un poliziotto. Sto cazzo di catalog, non lo posso aprire. Ma secondo te? Io non ho visto un cazzo. Brother, guardami un secondo. Ma se ora io arrivo e gli imbocco così. No, levalo. Nel prossimo episodio del Sogno Americano. Oh shit, oh fuck my head, bro. Stanno per cantare sullo stage, andiamo a vedere, va. C'è stato il concerto, andiamo per il concerto. Ah, belli. Namo. Namo. È tempo di lavorare, Zano. Mamma mia, Zano, come sei bravo. Si vede che sei portato. Vedi, post carriera streamer. Questo è quello che si farà. Oh, porco due. Fai vago.